Ospiti d'eccezione della giornata inaugurale sono stati Jean Blanchard, gallerista milanese, e l'antropologo e critico d'arte Philippe Daverio, certamente conosciutissimo dal pubblico più appassionato per la conduzione della trasmissione Passepartout in onda la domenica su Rai 3. Ha fatto un primo giro così di ricognizione per quanto riguarda queste opere, questi artisti, l'impressione che ne ha ricavato qual è? Beh, è una cosa molto divertente in realtà, l'idea che a pochi metri, in realtà a pochi chilometri, della massima espressione del conformismo mondiale, che è la Biennale di Venezia, in uno spazio commerciale, per via della generosità di chi partecipa, nasca un'opportunità per degli artisti del quotidiano di esprimere il loro lavoro, mi sembra commovente. Questa spina nel fianco del banale ufficiale da parte di Mestre non è una cosa da prendere sotto gamba, perché in realtà è una sorta di esempio che andrebbe seguito da tanti altri in giro per lo stivale italiano, perché gli artisti in Italia sono tantissimi. Cosa gli manca? Gli manca il diritto di verifica, il diritto di confronto e forse anche ogni tanto la fortuna del cliente. Ma la fortuna del cliente è la meno grave delle mancanze, perché ogni artista alla fine ha degli amici che lo sostengono, ha dei cenacoli che gli comprano le opere. Quello che gli manca è la possibilità del confronto e del paragone. E questo che si è offerto così in modo, direi, intimamente generoso da parte di questa zona commerciale della città è fantastico.